Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il Santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Chiesa di Dio. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Celebriamo la festa di San Matteo, apostolo e evangelista. Come ci dice il Vangelo, è un pubblicano, ma che Gesù chiama per essere apostolo della sua parola. Il Vangelo di Matteo è dedicato in particolare ai giudei. Matteo farà molte referenze all'Antico Testamento. E è servito per costruire, per far riconoscere che Gesù è il Messia promesso al popolo di Israele e a noi. Il suo Vangelo ci aiuta a riconoscere in Gesù il nostro Salvatore, Redentore, promesso. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi ama molto, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano lo hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché seguendo te possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto. Comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Si diffonde. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama il coro degli apostoli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. Lode. San Paolo, nella sua lettera agli Efesini, raccomanda loro di vivere secondo la vocazione che hanno ricevuto. Anche noi abbiamo ricevuto la vostra vocazione cristiana, religiosa. Che cosa significa vivere secondo la propria vocazione? Dice Paolo, vivete con umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo cura, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito. Ecco cosa significa per San Paolo vivere secondo la nostra vocazione. Perché attraverso questo comportamento possiamo costruire la comunità, la comunione che Dio vuole. E infatti San Paolo spiega che abbiamo un solo Spirito, un solo battesimo, un solo Padre. Questo significa la comunione che ci deve essere tra noi. Il comportamento aiuta, comportamenti che ci ricorda Paolo, aiutano a costruire questa comunione, che è però dono di Dio, dello Spirito. È la missione della Chiesa, costruire questa comunione nel mondo. E per fare questo Paolo ricorda che abbiamo ricevuto anche noi i doni dello Spirito Santo, carismi, e dice ci sono diversità di carismi nella Chiesa, apostoli, profeti, maestri, pastori, evangelisti, e i differenti doni dello Spirito per costruire l'unità della Chiesa e portare al mondo l'annuncio del Vangelo. Papa Francesco ha istituito altri ministeri, semplici, piccoli, il lettorato, l'acolitato, il catechista. Non sono servizi pratici per le necessità della comunità cristiana, sono carismi, doni dello Spirito Santo per costruire la comunione nella Chiesa e costruire e annunciare il Regno di Dio, costruire il Regno di Dio, dice San Paolo. Oggi ricordiamo la festa di San Matteo. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che era un pubblicano, riscuotevano le tasse, non erano ben visti dai suoi concittadini, perché forse non erano sempre onesti, ma Gesù lo sceglie. Ecco, anche questo è un insegnamento. Chi sceglie Gesù per la sua missione, per la sua opera? Pescatori, pubblicani, persone semplici, umili, e fa di loro degli apostoli, trasforma queste semplici persone in veri e grandi apostoli. Anzi, Matteo è anche evangelista, scrive un Vangelo secondo quello che ha saputo e capito da Cristo. Gli altri giudei non sono contenti, si meravigliano che non solo sceglie un pubblicano, ma mangia con loro, fa festa con loro. La logica del Vangelo, così tanto diversa dalla nostra logica, che noi cerchiamo il favore, l'appoggio dei grandi. E Gesù sceglie queste persone, l'ha indicato anche domenica scorsa nel Vangelo, quando ha mostrato agli apostoli chi è il più grande tra di loro, scegliendo l'immagine del bambino. Chiediamo a San Matteo che ci aiuti a capire la sua parola, ma soprattutto attraverso questa e attraverso i ministeri della Chiesa, la persona di Gesù Cristo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Nella memoria di San Matteo ti presentiamo, Signore, le preghiere e le offerte. Guarda con la benevolenza la tua Chiesa, che hai nutrito nella fede con la predicazione degli Apostoli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E che cosa buona. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre, per mezzo dei Santi Apostoli, e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni, alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lode. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a donare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie
questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Matteo e tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordiamo in questa Eucaristia i defunti Ottone, Maria e Rita. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te ne hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo al Signore, per intercessione di San Matteo, di accogliere la parola del Vangelo, ma di essere anche noi testimoni e annunciatori della buona novella che Gesù ha affidato alla Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria di Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo e sangue di Cristo, questo disco e la vita. Thank you.
Preghiamo. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare non i giusti ma i peccatori, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio, tu manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.